Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti sul canale 80 del Digitale Terrestre. Affronteremo questa sera un argomento interessantissimo che già avevamo visto l'anno scorso. Perché? Perché si tratta di capire meglio e approfondire cosa si deve fare per preparare un concorso in magistratura ordinaria. E per fare questo, così come l'anno scorso, abbiamo nostro ospite attraverso una piattaforma digitale, il professor Domenico Chindemi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Considerate che il professore è presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione ed è anche un docente della Bocconi. In questo caso il soggetto per il quale noi stiamo facendo questa trasmissione si chiama Form and Lex ed è una società di formazione per il quale il professore ha preparato questo corso. È un corso che prepara, l'abbiamo già detto, delle persone che già sono formate da un punto di vista proprio giuridico-legale a un passo importantissimo come quello di voler entrare in magistratura. Professore, la magistratura è davvero una figura, cioè il magistrato è una figura molto affascinante e molto importante della società civile. Indubbiamente sì, e fra l'altro il corso in magistratura è uno dei più ambiti da parte dei laureati in giurisprudenza. E devo dire che adesso purtroppo gli organici sono deficitari, cioè mancano molti magistrati ed ecco che si sta cercando di implementare accelerando i concorsi, appunto, l'assunzione di nuovi magistrati. Per far capire quanto sia fondante questa figura, no? Nella nostra impostazione sociale, basti dire che la magistratura è proprio, in un termine secco, indipendente, nonostante poi quelle che possano essere le correnti, le influenze politiche, tutti i discorsi di corredo, ma il magistrato è una figura indipendente che, dal suo punto di vista, presiede una cosa fondamentale, come quella della giustizia. Certamente, una delle caratteristiche fondamentali della magistratura è l'indipendenza, ma anche la terzietà. Quindi è importante che il magistrato, indipendentemente da quelle che sono le sue idee politiche o personali, applichi la legge tenendo conto degli interessi di entrambe le parti del giudizio. Quindi è fondamentale, oltre l'indipendenza, anche la terzietà. Peraltro, scorrendo la documentazione che ci ha inviato per capire meglio, per entrare meglio nel merito dell'argomento, io ho trovato un passaggio estremamente interessante, professore. Lei in quattro parole racchiude quello che non solo un magistrato, ma in generale qualunque persona, qualunque professionista dovrebbe mettere davanti a sé e leggere tutte le mattine: costanza, applicazione, determinazione e concentrazione. Pensiamo che poi nel caso del magistrato questo veramente si elevi alla decima. Perché la preparazione al concorso in magistratura credo che sia una delle più difficoltose esistenti e proprio queste quattro qualità, in particolare la costanza, l'applicazione e la determinazione, sono, e lo spirito di sacrificio, aggiungerei anche, sono fondamentali se si vuole raggiungere il risultato. Perché purtroppo l'esperienza precedente insegna che nonostante il numero ampio di posti a concorso, raramente si è riusciti a coprire tutti i posti e quindi probabilmente occorre anche un surplus di preparazione, ecco, rispetto a quella che è la media degli altri concorsi. Ecco, infatti, proprio qui entriamo adesso nell'argomento principale, perché è così difficile accedere alla magistratura. Ed è difficile perché è un concorso estremamente selettivo, è un concorso che richiede delle capacità, delle conoscenze importantissime, e lei, con questo corso, insieme a Form and Lex, vuole proprio dare ai candidati, a coloro che decidono di provare a fare la carriera da magistrato, le informazioni, le nozioni, le conoscenze per poterlo affrontare al meglio.
Innanzitutto, professore, com'è strutturato il corso? Sì, è proprio in vista di quelle che saranno le prossime prove di concorso che dovrebbero essere espletate, peraltro, in base alle informazioni che abbiamo a pochi mesi di distanza di tempo dall'inizio del corso, e si è deciso quindi di modificare il programma tradizionale, iniziando prima con il corso intensivo. Naturalmente, in questa prima fase, siccome durerà pochi mesi, sarà molto utile per i candidati che sono già in possesso di una preparazione generale e che intendono affrontare il concorso che dovrebbe essere a luglio, insomma, grosso modo. E quindi in questa prima fase noi tratteremo tutte le questioni di carattere generale. Sono previste 45 complessivamente, 45 lezioni per un numero di ore di 180. Peraltro, la trattazione del corso intensivo sarà utile anche nel successivo corso ordinario e costituirà anche un'occasione per concentrare i tempi della preparazione rispetto al corso ordinario. Questo. Poi, ecco, per quanto concerne la impostazione del corso, e dobbiamo, come già anticipato prima, il concorso in magistratura richiede una preparazione avanzata, una preparazione quindi non solo nozionistica universitaria, ma occorre anche una tecnica relazionale degli elaborati che non può essere improvvisata, e su questo faremo anche delle lezioni approfondite. E quindi il corso approfondirà anche nelle materie oggetto del concorso quelli che sono gli istituti e anche le applicazioni pratiche, con particolare attenzione anche a quelle che sono le questioni più rilevanti, le questioni che sono maggiormente dibattute in giurisprudenza. Ma come dicevo prima, una particolare attenzione sarà riservata alla tecnica di redazione degli elaborati, cioè occorre anche che il candidato sappia che occorre una proporzionalità nello svolgimento del tema tra le varie questioni che sono richieste dalla traccia. Ed è importante soprattutto affinare la tecnica di ragionamento. Ecco, queste doti sono fondamentali per affrontare con successo le prove scritte. Quindi, io ho visto che con riferimento ai precedenti concorsi, mi sembra che ci sia un orientamento maggiore sul ragionamento giuridico, che è essenziale per un magistrato, no? Che deve redigere le sentenze. Quindi le lezioni, oltre che essere orientate alla trattazione dei principali argomenti, serviranno proprio ad affinare il ragionamento giuridico con riferimento alla tecnica di redazione degli elaborati, che non deve tradursi in un'elencazione mnemonica o un'elencazione di norme sulle varie questioni, ma deve trattarsi di una trattazione, direi ordinata, puntuale, logica, di tutte quelle che sono le tematiche proposte dalla traccia, proprio per affinare sempre il ragionamento giuridico. Ecco, questo concetto del ragionamento giuridico è davvero importante e lo dice già da sé la definizione, cioè si deve fare un ragionamento per arrivare a individuare le soluzioni e soprattutto quello che la legge prevede, quindi non in maniera, appunto, l'ha detto, nozionistica, bensì ragionata. Esatto. Ed è per questo che abbiamo deciso anche di suddividere il corso in due moduli. Il primo modulo io lo definirei corso intensivo e prevede uno studio specifico, concentrato e mirato alla trattazione delle questioni più rilevanti nelle varie materie. E questo si affiancherà poi al successivo corso ordinario con tempistiche più ampie, perché avremo un maggior arco temporale per trattare le varie questioni e per affinare quella che è la formazione teorico-pratica già acquisita col corso intensivo. Quindi, per ciascuna materia, e le materie sono tre, oggetto delle prove scritte, il civile, penale e amministrativo,
saranno affrontate le tematiche più rilevanti e le questioni attuali, quelle che sono oggetto magari delle ultime pronunce giurisprudenziali, al fine di individuare quelli che potrebbero essere gli argomenti delle prove di esame. Quindi, con riferimento al civile, oltre alla trattazione organica dei vari istituti, si orienterà il candidato anche a trattare e individuare gli istituti affini che sono oggetto a quello della traccia, mentre con riferimento al diritto penale e al diritto amministrativo, il corso intensivo svilupperà gli istituti di carattere generale più rilevanti attuali, sempre con riferimento ovviamente anche agli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa. Ribadisco che una particolare attenzione sarà riservata alla tecnica di redazione dei temi, nel senso che saranno effettuate delle esercitazioni scritte in tutte e tre le materie oggetto di concorso con una correzione personalizzata degli elaborati, con specificazione anche degli eventuali difetti nella elaborazione dei temi, perché se si sbaglia bisogna anche indicare gli errori e dare la possibilità di correggere. Quindi, peraltro, il corso intensivo lo sospenderemo una settimana quando vi saranno le prove scritte. E poi subito dopo avrà inizio il corso ordinario, la settimana immediatamente, e ci sarà la trattazione di istituti di civile, penale e amministrativo, però rispetto al primo modulo in una visione sistematica, ordinata, organica delle varie materie, perché offriremo ai vari candidati un ventaglio di questioni. Sia di carattere generale sia di carattere specifico che potrebbero essere oggetto delle prove scritte. E quindi anche nella seconda fase ci sarà la correzione ovviamente personalizzata degli elaborati. Per ciascuna lezione del corso intensivo saranno redatte delle slide oppure delle dispense o una giurisprudenza ragionata o anche delle pillole. Le pillole riguardano specifiche questioni che sono state affrontate dalla giurisprudenza più recente e quindi si tratterà soltanto una singola e specifica questione. Peraltro, anche durante le lezioni sarà possibile fare delle domande, chiedere dei chiarimenti ai vari docenti. Ecco, Ecco, per quanto concerne poi. è proprio su questo aspetto, professore, che la interrompo un attimo perché volevo sapere, quindi ovviamente multidisciplinarità, oltre a lei ci saranno anche degli altri docenti coinvolti. Sì, oltre a me, dunque, io tratterò in particolare il civile, il diritto civile, mentre per le lezioni di diritto penale ci si avvarrà della collaborazione del dottor Piercamillo De Vigo, credo che sia super conosciuto in Italia, che era già presidente di sezione penale della Corte di Cassazione, mentre per le lezioni di diritto amministrativo ci avremo della collaborazione della professoressa e anche avvocato Maria Antonia Cabiddu, che è un ordinario di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano. Il programma è nella scheda di presentazione, il programma analitico per chi dovesse essere interessato a questo incontro. Certo, Ecco. anche perché il programma, giustamente lei l'ha già fatto capire, per certi versi può essere addirittura inteso in maniera personalizzata, perché il corso ha questa particolarità, entrerà nel merito della necessità della persona che vorrà frequentarlo, perché ovviamente ben diverso è l'approccio di un neolaureato da quello per esempio di un professionista o anche magari di un dipendente pubblico che decida di fare questo passo. E certo, perché a questo concorso possono partecipare, abbiamo detto, laureati in giurisprudenza, però un laureato in giurisprudenza può essere un giovane appena laureato che ha magari tutta la giornata a disposizione da dedicare allo studio,
ma tentano e provano questo concorso anche, per esempio, avvocati, docenti universitari e quindi persone che già comunque anche lavorano al PNR nei vari tribunali e che hanno la qualifica di funzionari e quindi con la laurea. E quindi il tempo a disposizione di questi soggetti è necessariamente limitato e quindi la preparazione non può essere uguale per tutti, il metodo di studio deve essere diverso e anche i manuali da utilizzare dovranno essere diversi a seconda del tempo che si ha a disposizione. E quindi bisognerà prepararsi al meglio, tenendo conto anche del tempo a disposizione. E di questo ne terremo ovviamente conto sia nell'introduzione, nella spiegazione, avremo anche eventualmente per chi lo volesse fare un colloquio personalizzato in maniera tale da indirizzare il candidato allo studio e alla preparazione più specifica, più adatta alle proprie condizioni personali. Professore, oltre a questa occasione di divulgazione che fa insieme a noi di Rossini TV per far conoscere questo corso, come fare per sapere quali sono proprio le materie, come è strutturato, come entrare nel merito del corso? C'è un sito a cui fare riferimento, un qualcosa per poter poi capire meglio come approcciarlo? Ma su questo ci si può collegare anche al sito, e per quanto concerne il nostro corso della Formellex, che è dove ci sono tutte le indicazioni specifiche, soprattutto anche con riferimento alla scheda di presentazione del corso, che già è abbastanza chiara, con riferimento a quelle che sono le finalità del corso. E con riferimento anche a quelle che saranno la tecnica anche di preparazione e le modalità di redazione e delle lezioni. Per esempio, l'orario che abbiamo individuato è un orario che può andare bene sia a chi ha tutta la giornata libera, per chi dovesse lavorare, fermo restando che ci sarà sempre la possibilità di rivedere le lezioni registrate, quindi le lezioni saranno tenute orientativamente il martedì o il mercoledì o lunedì, è previsto nel programma dalle 14:30 alle 18:30, quindi un orario che è anche compatibile nella maggior parte dei casi per chi dovesse anche svolgere una attività lavorativa. Quindi molto importante questo aspetto. Le informazioni sono reperibili sul sito www.formandlex.it, poi lo vedete passare anche proprio sotto di noi con la scritta che vi mette in evidenza come accedere alle informazioni a questo corso. Professore, la ringraziamo. Come già l'anno scorso è stato davvero molto interessante parlare con lei. Bene, grazie a voi. Arrivederci e grazie a voi. Grazie professor Domenico Chindemi. Quindi, per coloro che fossero interessati a frequentare, a conoscere, per coloro che abbiano l'intenzione di fare questa scelta importantissima verso la magistratura, è sicuramente un'occasione molto, molto importante e diremmo anche molto incisiva per potersi preparare meglio. Continuate a restare su Rossini TV anche questa sera, carissime amiche e carissimi amici, vi auguriamo comunque un buon proseguimento di serata.